Ma glielo mandate, mica è tanto, non è tanto. Certo, certo, non è tanto. Tranquillo, tranquillo. Ok. Va bene, ok. Ciao, ciao. Suora Emanuela Verdecchia, sono qui da 19 anni per la seconda volta, perché già dal 74 all'81 avevo le stesse funzioni di direttrice e amministratrice dell'ospedale, e quindi poi sono stata in Marocco e sono ritornata qui. Questo è il mio lavoro, la direzione, l'amministrazione, sono responsabile della fraternità, delle suore. E praticamente riguardo all'ospedale, dunque l'ospedale è stato costruito nel 1907, il primo ospedale qui nella zona, non esistevano altri ospedali, e lo scopo era proprio di aiutare i missionari italiani all'estero, fondato da Schiaparelli. E il nostro ospedale qui ad Haifa ha un'importanza notevole. In che senso? Non perché siamo un grande ospedale, anzi siamo piccoli, siamo rispetto agli ospedali del governo, perché siamo l'unico ospedale cattolico qui nella zona e accogliamo tutti. 80% dei nostri pazienti sono ebrei, poi abbiamo arabi, tra gli arabi musulmani e cristiani. E lo stesso il personale, medici, personale sono ebrei, arabi cristiani e arabi musulmani. Si lavora benissimo, in accordo, in armonia, anzi veramente c'è un affiatamento tra di loro, non c'è mai stato una minima discussione, un minimo, diciamo, sempre in accordo, in armonia, è veramente bellissimo. E quello che è molto importante per noi, perché essendo appunto cattoliche, cristiane, religiose soprattutto noi suore, i malati lo percepiscono, e non c'è paziente o familiare che va via senza venire a ringraziare, parole bellissime proprio di gratitudine, sia per il trattamento, sia per la pulizia, sia per l'amore con cui lavoriamo. E la loro espressione è sempre: siete degli angeli, non abbiamo mai visto un posto simile a questo. E vi devo dire che tra gli ebrei ci sono anche i rabbini che vengono da noi. È una cosa eccezionale, perché nelle scuole non trovate né ebrei né rabbini nelle scuole cattoliche, mentre qui c'è di tutto. E quindi i rabbini che sono venuti vengono, al primo momento ci guardano un po' in cagnesco, poi quando vedono invece con che amore, con che affetto li curiamo, allora cominciano a sorriderci e ringraziano prima di andare via. E vanno via con veramente elogiando sia il lavoro, i personali, i medici, noi, tutto l'ambiente, perché è un ambiente che non dà l'impressione di essere un luogo di sofferenza, no? E quindi per noi è molto importante questo, e ce la mettiamo tutta, veramente tutta, anche nei piccoli particolari, nelle piccole cose, per noi sono molto importanti, perché vediamo proprio i pazienti come percepiscono tutto questo e come gioiscono nel trovarsi in un ambiente come il nostro. Quindi si sentono anche che non è un ambiente di sofferenza, ma un ambiente di speranza, un ambiente di amore. Essere cattolica a Haifa significa per loro è una testimonianza importante, perché la gente capisce che siamo diversi e lo dicono. Lo dicono. Noi non facciamo proselitismo, non facciamo propaganda, non parliamo, ma è la nostra vita che parla. Siamo noi con la nostra vita, col nostro amore, il nostro affetto, le nostre attenzioni, e quelle fanno dire alle persone: voi siete diverse, qui c'è qualcosa di diverso. E quindi è importante, solo per questo. Lodiamo il Signore proprio perché siamo qui solo per questo, Non, perché del resto non è che gli ebrei hanno bisogno proprio del nostro ospedale, non hanno bisogno, hanno grandi ospedali loro, ma hanno bisogno proprio perché trovano un ambiente diverso, un clima diverso, un'attenzione diversa. Guardi, è molto bello perché questo affiata molto,
sia gli ebrei che i musulmani e i cristiani, perché anche tra musulmani e cristiani è importante che ci sia questa unione, questo affiatamento, perché Haifa è un modello per tutto Israele, veramente. Non c'è mai stato qui un problema riguardo alla tolleranza tra una religione e l'altra, mai. C'è un grande affiatamento, c'è una grande collaborazione, partecipazione in tutti i sensi. Quindi questo è molto bello. E questo aiuta anche, penso, le altre città intorno a noi, perché essendo un modello in questo, penso che farà riflettere anche le altre persone. No, io di quello, diciamo, apparentemente non c'è stato mai nulla tra ebrei e musulmani. Anche a livello, diciamo, autoritario, come la municipalità, il sindaco è molto affiatato anche con noi, con i cristiani, con i cattolici, con i musulmani. È una persona molto, molto affabile, che sa gestire questo momento, anche che è difficile, perché noi abbiamo avuto momenti difficili quando c'è stata la guerra dal Libano, che mandavano qua tutti i missili, eppure c'era una collaborazione, c'era un aiuto reciproco, no? Cioè, non è perché il musulmano era contro l'ebreo o contro noi cristiani, mai. Nel passato, guarda, io devo dirle, quando sono venuta qui nel 74, ero giovanissima all'epoca, venivo dal Libano, qui il clima era tesissimo, era impressionante. Io quando sono arrivata qui mi sono sentita come una spada tagliata in due parti, dal Libano, il popolo libanese, che è un popolo mediterraneo come noi, molto affabile, molto aperto, anche tra i musulmani e cristiani, si viveva benissimo. Venire qui c'era un clima tesissimo, c'era proprio un odio tra arabi e ebrei. Noi non potevamo mai parlare con un arabo, di un ebreo, o con ebreo, dovevamo stare molto molto attenti, avevamo un grande timore. E questo, in questi ultimi 20 anni c'è stato un cambiamento veramente bellissimo, proprio in positivo. Poi certamente ci saranno piccoli nuclei così, però che cosa? Io penso un po' anche il benessere, perché io ricordo nel 74 qui non c'era niente, c'era solo miseria, non c'era lavoro, gli arabi non avevano assistenza, non avevano nulla. Poi, man mano, lo Stato di Israele ha iniziato a dare anche agli arabi la possibilità di avere le assistenze sanitarie, l'assistenza scolastica. Loro le scuole non pagano, per esempio, il governo che paga per le scuole, anche per gli arabi. Quindi hanno cominciato, possono fare il servizio militare. Prima era proibito, prima un arabo non poteva fare il servizio militare. Oggi stanno anche nella polizia gli arabi. Quindi c'è stato. C'è stato un cambiamento, certamente, una grande evoluzione, questo lo posso dire perché io ho vissuto gli anni più difficili, dopo il 67, dal 74 in poi. Guarda, la presenza russa pure ha portato molto cambiamento qui, perché tra di loro, diciamo, la maggior parte sono cristiani, ortodossi, e quindi già hanno un altro modo di comportarsi riguardo agli arabi, non c'è proprio. Però ecco, venendo loro è stato tolto il lavoro anche agli arabi, questo è vero. Venendo tanti russi, molti arabi hanno perso il lavoro, perché danno la precedenza. No, devo dire no, perché guarda, io vedo nel contesto ospedaliero, per esempio l'ospedale Ramba, che è universitario, lì si può dire che adesso la maggioranza sono arabi, sia medici che personale, perché anche il popolo ebraico non è che sia così numeroso, perché i russi sì, c'è stata questa grande immigrazione, ma tanti erano anziani, molti malati, molti vecchi, molti muoiono, e quindi praticamente non c'è quel ricambio della nuova generazione, mentre gli arabi crescono, quindi questo forse è un po' il timore anche per gli ebrei, perché che sarà un domani? Beh, i passi del Vangelo sarebbero tanti adesso in questo momento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Però non tutti capiscono questa frase del Vangelo. Cioè,
Qui da noi la percepiscono perché lo vivono, però dopo fuori non è così. Non è che si amano come l'amore di cui parlava Gesù. Si tollerano, devono accettare la situazione, devono... però... La situazione economica certo è la cosa più, diciamo, quella più tragica, perché ci sono delle famiglie che veramente vivono in situazioni proprio disastrose, proprio la povertà, la miseria e tutto. Però, ripeto, non è che tutti hanno quella preoccupazione di aiutare quella famiglia, perché magari se si deve aiutare più si aiuta una famiglia russa, ebrea, non una famiglia araba, questo è vero. Se c'è da fare un lavoro in una strada si fa più in una zona dove ci sono più ebrei anziché in un quartiere arabo. Non si può dire tutto. Non si può dire tutto. Ci sono delle cose che viviamo noi, ma le dobbiamo tenere con noi. Qui la famiglia, le persone cambiano, diventano più docili, diventano più attaccate a noi, proprio perché c'è la sofferenza, hanno bisogno e quindi si comportano in un modo diverso. Ah, io per esempio ricordo che c'era una famiglia molto molto povera, non aveva nessuno, una signora che stava morendo non aveva nessuno, e una famiglia ebrea ha capito che era sola così, veniva tutti i giorni a trovarla e portava qualcosa, l'aiutava a imboccare tutto. C'è stato questo gesto anche da parte di un ebreo verso un'araba, c'è stata, sì, era un'araba che non aveva nessuno, era molto malata di tumore, un cancro, e lei ha capito che questa non aveva nessuno. Quando è uscita dall'ospedale tornava tutti i giorni e portava qualcosa da mangiare, la veniva a aiutare a imboccare fino all'ultimo. È un gesto non da... Poi tanti che portano anche vestiti, roba ebrei da dare a famiglie povere arabe, lo fanno. In questo sono generosi, gli ebrei sono generosi. Grazie. Dice basta, è suonata la campana. Hello?